Buonasera e benvenuti a tutti. Siamo in diretta da Piazza San Marco, Milano, il fuorisalone dell'Outdoor Dot. Corradi è qui da tanti anni e quest'anno ha deciso di fare delle dirette. Il tema della sua installazione è Popping Design, perché deve essere scoppiettante, Marco, questa ripresa. Protagonista della serata di oggi è Marco Piva, uno studio e una persona che non hanno bisogno di presentazioni. Il tema è Green Wave, The New Living Spaces. Green Wave perché è un progetto cui in qualche modo abbiamo partecipato, che ci spiegherà Marco. Ma prima di iniziare a parlare di questa prima diretta, saranno cinque in queste cinque serate, vorrei chiederti un parere veloce. L'anno scorso ti eri inventato, e avevo partecipato molto volentieri, queste Milano Design Walk, dove andavamo a intervistare alcuni luoghi del design, degli hub, dove tu avevi delle aziende e avevi progettato con loro delle cose, perché il tuo studio lavora dal singolo oggetto design, dal product, diciamo così, e arriva fino al master plan in giro per il mondo, non solo in Italia. Però quello lì era stato un po' un progetto che voleva dare una ripartenza. Oggi possiamo dire finalmente siamo non al salone, al super salone, però c'è un super fuori salone. È così secondo te? Assolutamente sì. Guarda, oggi sono entusiasta nel vedere come Milano sa interpretare questi momenti, che sono dei momenti importanti di passaggio, ed è una città che è sempre, come dire, al confine dell'innovazione. L'anno scorso noi facciamo questo percorso nella città, è chiaro che è una città che aveva voglia di raccontare così, però era un momento ancora di cautela, è un po' desertica, no? Però abbiamo aiutato, come dire, a sostenere il racconto del luogo che fa del design, come dire, un po' la sua mission, no? E che accoglie il design da tutto il mondo. Oggi abbiamo questa occasione di verificare, anche per la densità delle persone che stanno visitando quest'area centrale, il traffico. Poi avremo anche delle immagini della piazza qui. Stiamo vedendo che è tutto molto, molto live, partecipato. Super Salone sicuramente ha segnato un momento, e l'ha segnato qua a Milano, in Italia, della famosa ripartenza, una ripartenza di tutti. Ovviamente il design non è solo Milano, però Milano è il luogo in cui il design in tutto il mondo si riconosce. E poi il fuori salone è diventato un vero marchio, insomma, se non sbaglio 30 anni. Sì, no? Ormai sono 30 anni. Sì. Con questo nome. Io tra l'altro iniziavo in quegli anni lì, nella rivista Moda, a parlare, a scrivere di design. Tu hai iniziato prima, nel 76, addirittura con Studio Dada. Quando ci vediamo, ci raccontiamo sempre che tu sei stato un radicale. Ero molto radicale. Beh, era il periodo un po' delle pazzie, era il periodo dell'edonismo, il periodo della libertà assoluta dal punto di vista dell'invenzione, dell'immagine, del colore, del lifestyle, che non si sentiva più obbligato a rimanere legato all'idea di funzione. Cioè, forma e funzione. Forma e funzione. Ci fu una mostra molto bella in Triennale, tra l'altro ieri sera avevo rivisto i poster di quell'edizione, era la 16ª Triennale, certo. Ed era quella che ha dato il là poi all'innovazione, direi dirompente, del design nella sua condizione più moderna e contemporanea. No? Senti, poi nel 90 lo studio, ovviamente, studio Marco Piva, tanto lavoro, tanti campi di applicazione, quello di oggi rispetto alla residenza, ma soprattutto ci preme dire rispetto all'outdoor, che è un tema che non è stato mai trattato e codificato come forse meritava, e che queste emergenze ovviamente hanno portato così alla ribalta. Sì, sì, l'hanno portato come tema evidente. Ovviamente è chiaro che anche prima c'era questa piacere, soprattutto in un territorio come quello italiano, di poter godere degli spazi esterni, però vivendo in questa condizione un po' quasi di prigionia, ognuno di noi si è accorto, chi più chi meno, di avere necessità di avere un rapporto con l'esterno, necessità di creare una sorta di osmosi e di continuità tra lo spazio della casa chiuso da finestra e così via, lo spazio esterno, e quindi questo è un territorio di grande attenzione, di grande sviluppo, sia dal punto di vista non solo del prodotto, ma della concezione di come poter usare questi spazi, che poi aiutano a trasformare anche la città. Perché certo. Se tu immagini il verde è un elemento che può veramente distribuirsi ovunque, quindi non solo il verde dei viali, ma il verde è anche quello degli ambienti privati che contribuisce. Come strumento di progetto, verde come strumento di progetto. E tu ci hai lavorato,
con questo progetto, appunto, Concept Green Wave, questa onda verde la possiamo raccontare brevemente? Volentieri. C'è un caso studio di partenza. Sì, no? Sì, volentieri. Ma questo è stato un incrocio, diciamo, di attenzioni e anche di stimoli reciproci, perché appunto con Corradi, che ci ospita, abbiamo avuto diversi incontri, abbiamo ragionato su come ambienti come questi possono diventare veramente funzionali all'abitare, perché creano dei luoghi che sono protetti, che creano la famosa volumetria di un'architettura, ma creano degli spazi che possono essere veramente goduti e articolati e definiti in funzione della scelta di ognuno di noi, no? Per cui può essere un luogo di relax, un luogo dove poter magari fare colazione su un terrazzo, studiare, lavorare, come è successo ultimamente, fare movimento, sport e poi combinano questa idea di ambiente protetto con la natura, quindi il verde non può non esserci, e il tema, il titolo di Green Wave è proprio un'idea che abbiamo sviluppato, che stiamo mettendo in atto, è una sorta di onda verde molto gentile che può andare a coprire questi ambienti esterni. E se prendi Milano, è la sezione orizzontalmente dal quarto, quinto piano in su, è ricchissima di luoghi che potrebbero essere usati in modo privato, dai condomini, eccetera, eccetera, per diventare luoghi di incontro e di piacere, di svago, certo, all'esterno, no? Quello che conta molto anche nel tuo lavoro, ma anche per le installazioni che mi ricordo, per fiere come Tecnotel e tante altre, è quello di mettere assieme le aziende, no? Disegnare per loro alcuni codici, ma avere la capacità di mettere assieme più aziende con prodotti differenti che concorrono, è il caso di dire, a dei nuovi progetti, no? E questo da dove arriva? Dal tuo specifico lavoro o è una propensione che hai sempre... Guarda, avuto? Io è una professione che ho sempre avuto nell'immaginare che prima di tutto il nostro lavoro è un lavoro di team, è un lavoro in cui sì, c'è un creatore magari di un'idea guida, ma poi hai bisogno di un consesso di contributi per poterla realizzare al meglio. Però nello sviluppare le mie opere, i miei progetti, ho sempre avuto voglia, desiderio, ma anche opportunità di combinare skillness, come si dice, capacità, sì, interpretativa di un certo tema da diversi punti di vista, quindi mettere insieme quelle che sono poi anche le aziende, ma dietro le aziende ci sono le menti, c'è ricerca, c'è il prodotto, no? Per poter ottenere il risultato che si vuole. E anche farle parlare tra loro, perché spesso le aziende si settorializzano e si, come dire, si chiudono la visione, no? Sì. Quella dell'architetto e di questi progetti apre. Sì, è una questione di regia, no? Sì. Perché poi alla fine direi, se devo definire il ruolo dell'architetto, lo vedo proprio, a parte la creazione dell'idea, eccetera, soprattutto come, come dire, come regista, no? Che mette insieme diversi contributi per poter arrivare a un racconto finale, che però anche nello sviluppo del racconto deve avere dei contenuti e dei valori che poi possono essere ripresi per poter fare altre opere e altri interventi. Molto spesso, come stai dicendo tu, le aziende, forse per necessità, no, si limitano al loro specifico settore e non vedono quali possono essere da una parte all'altra delle sinergie che potrebbero rafforzare la loro proposta. Ma c'è stato anche un cambio, io diciamo da giornalista, non progettista, un cambio di prospettiva, sia tra architetti, che ci si parla un po' di più, in Italia si era molto campanilista da questo punto di vista, adesso si fa anche per fare massa critica, no? Come si dice, andare all'estero e combattere, tra virgolette, alcuni progetti con studi che hanno numeri assurdi, il tuo è molto grande, però ovviamente all'estero. Ma anche dal punto di vista delle aziende c'è una propensione maggiore a dialogare. Forse le gelosie, come era impostato il discorso della vendita, certo, dell'andare su un progetto da sole e non in consorzio, era un po' un vizio di forma che stiamo abbandonando. Credo di sì. In passato il prodotto italiano, diciamo così, in genere, era sempre stato grandemente apprezzato, però anche noi abbiamo sperimentato più volte la difficoltà nel mettere insieme, anche per grandi progetti, tu sai che abbiamo progettato, sì, per esempio Medio Oriente, dove hai bisogno anche di dare certezze al cliente che la tua macchina produttiva realizzativa sia in grado di raggiungere l'obiettivo. Molto spesso sono state in passato queste difficoltà nel coordinamento, per cui anche magari difficoltà individuare una leadership, no? Certo. In questo progetto, per esempio, di Green Wave abbiamo trovato una sorta, come dire, chiamiamola di leadership attorno a Corradi, perché in realtà è il contenitore ideale di una serie di funzioni dinamiche, no? E il progetto, per essere affrontato soprattutto alle grandi scale, e quindi il progetto anche di Green Wave mira
a poter estendere la sua azione in vari territori, che non sono solo quelli della casa, ma anche quelli dell'hotel, gli spazi comuni, le scuole, eccetera, eccetera, ha bisogno di questa visione sinergica. No? E poi ci sono dei grandi soggetti in campo, c'è l'immobiliare, c'è chi vende, c'è la domanda, ma la domanda va anche sollecitata, quindi se tu fai un progetto di un certo tipo, può anche darsi che arrivi una domanda di tipo diverso, no? Da parte del compratore finale. Quindi è uno stimolo e una proposta sicuramente. Assolutamente, guarda, basta vedere cosa avviene qui oggi, in questo momento, un luogo che era, devo dire, purtroppo, ma per ragioni anche comprensibili, un parcheggio, che di solito è un parcheggio. Era un laghetto. Ed era un laghetto prima, adesso in attesa che torni ad essere un lago come era prima, davanti a San Marco, e in realtà si è trasformato in un giardino urbano dove ognuno di noi può immaginare di ricavare un suggerimento per una sua loggia, una sua terrazza, addirittura un condominio, un lastrico solare, dove poter portare attrezzature verde, luoghi nuovi dove poter vivere in modo privato, no? Il piacere di stare all'esterno, oppure insieme con amici, con la famiglia. È un modo, come dire, indotto un po' anche da quello che è successo, che ci spinge a godere anche in città di queste opportunità. Allora, abbiamo scelto di non usare immagini di progetti di architetto, tanto degli architetti che avremo ospiti, tanto voglio dire, basta andare sul sito Studio Marco Piva, per chi non dovesse conoscerlo, i pochi che non conoscono Marco, possono vedere il lavoro. Perché ci piaceva l'idea di stimolare un breve dialogo che potesse anche far nascere in voi delle domande. Quindi se avete delle domande, scrivete in Q&A, ci dovrebbe essere la voce, siamo in diretta su Facebook, e su Zoom e sugli altri siti, diciamo così, di Corradi, che poi ci sarà anche la versione montata di questo video che manderemo poi. Però ecco, se ci sono domande, scrivete lì e le migliori, le più pertinenti, ovviamente le gireremo a Marco. Senti Marco, nel tuo lavoro un'altra cosa molto importante, non solo nel tuo, è la rappresentazione del progetto. Lo so per certo perché me l'hai raccontato, ma state lavorando sempre di più a creare una visione reale di quello che è ancora progetto per far innamorare il cliente o il compratore o l'acquirente, quello che è. Però fondamentalmente, secondo me, anche per voi come progettisti e architetti, perché avete capito da tempo ormai la comunicazione è uno strumento della progettazione. La progettazione è comunicazione perché è come dire, è l'insieme di una serie di contributi che si devono configurare in una proposta, in un'idea. E mi hai stimolato una cosa importante da dire, che ci siamo creati una nostra produzione di film, per cui i nostri progetti non vengono più presentati con i rendering, con i disegni, eccetera, soltanto, ma attraverso dei movies. Questo è importante perché consente a noi di capire fino a che livello vogliamo portare il nostro progetto, ma soprattutto al cliente. Molte volte noi abbiamo clienti di diversi livelli. Quando progetti un hotel non hai un cliente singolo davanti, ma devi raccontare il progetto a diverse persone, a diversi funzionari anche. Quindi abbiamo immaginato questo sistema, anche perché c'è la pandemia, quindi per esempio noi lavoriamo parecchio in Cina, e quindi mandare là i progetti senza essere partecipati non ci piaceva. Abbiamo creato queste scenografie dove entro nel progetto, sono dentro nel progetto e spiego il progetto come se fossi all'interno di un film, come se fossi lì con loro dall'altra parte della terra. E anche la possibilità di fruire ormai da device, no? Da telefonino. Si dice che l'80%, ecco, forse voi questa sera almeno l'80% di voi ci sta seguendo dal telefonino e non da un computer, è probabile, no? Questa possibilità di accedere, come dire, di essere sempre connessi, da appunto il luogo di essere con te, anche se non sia fisicamente con te. Sarà successo anche a te oggi di vedere persone che avrai visto in call, che avrai visto, sentito al telefono o da qualche altra parte, e salutarle senza troppo afflato, perché l'idea del nostro cervello è quella che ormai il digitale è reale. Cioè, per cui la persona l'hai vista veramente, anche se non gli hai stretto la mano, no? Anche se non si dovrebbe. Sì, infatti. Questa cosa qua sta cambiando la percezione. Sì, no? La distanza tra reale e virtuale si è accorciata considerevolmente. Come stai dicendo tu, oggi abbiamo sentito diversi nostri amici e clienti e collaboratori un po' in giro per il mondo, che vogliono sapere cosa sta succedendo a Milano, com'è il suo persalone e così via. Quindi abbiamo condiviso live alcune
alcune immagini, alcuni incontri, e questo è importantissimo perché crea maggior saldatura, nonostante la distanza, l'idea che il digitale invece di avvicinare allontani, non è così, perché poi ti viene la voglia, la curiosità di visitare un luogo, e questo credo avrà un risultato importante. Vorrei farti una domanda sul sensazionalismo. Sono stato alla recente Biennale di Architettura, proprio il giorno dell'inaugurazione, e ho visto, devo dire, molti allestimenti vicini all'architettura, scusa, alla Biennale d'arte, forse più che a quella. È da tempo ormai che i padiglioni e le proposte, come dire, utilizzano il linguaggio dell'arte, no? Tu sei uno che ama molto l'arte, però la domanda che ti faccio è proprio questa: c'è ancora quel confine lì, o quanto l'architettura sta mutuando da altre discipline antiche il suo modo di rappresentarsi? Sì, guarda, hai ragione, come dicevo prima, sta cercando, perché è una disciplina più lenta, è una disciplina che ha tempi diversi, no? Per cui il progetto di architettura di un qualsiasi organismo architettonico, magari la Cina dove stiamo lavorando è più veloce, però pretende determinati tempi che l'interior design non ha, e che il design ancora ci ha trovato più veloce ad affrontare. Per cui questo tema del tempo la rallenta, però il contributo che arrivano dalle altre discipline, soprattutto di comunicazione, sta velocizzandola. È importante però che non si confondano gli elementi dell'arte con quelli dell'architettura, perché poi può diventare un film, come dire, dell'immateriale, che poi non ha una ricaduta consistente e importante. Oggi c'è bisogno di architettura, c'è bisogno di architettura nuova, innovativa, che trovi all'interno della sua storia, del suo argomento fondamentale, che è il costruire cose strategiche per il futuro, no? C'è molto design in architettura, devo dire, perché l'architettura adesso è disegnata per parti, e questo consente di creare nuovi scenari più efficienti anche dal punto di vista di tempo, ma anche dal punto di vista della manutenzione, recupero, uso di materiali innovativi. Quindi è una disciplina che si deve rifondare. Riagganciandomi a questo, tu hai sempre lavorato con le aziende, hai firmato veramente tanti codici, potremmo dire. Mi ricordo quando mi chiamaste a fare il video della serata inaugurale, Lottengagna, mi raccontasti dei 5.000 disegni che avevate fatto per i pezzi su misura, no? E tutto il resto. Però la risposta delle aziende, anche in considerazione di questi ultimi 2 anni un po' di difficoltà, no? Da sempre sostengo che le aziende siano in qualche modo i nuovi editori, perché raccontano, come stiamo facendo questa sera, il progetto, restando nel nostro settore. Come trovi le aziende in questo momento? Pronte alle sollecitazioni? A volte sono avanti rispetto, cioè facendo un paragone rispetto a qualche anno fa? Io credo che sia mutato lo scenario, anche per ragioni ovvie che hanno imposto una revisione proprio filologica e filosofica dell'attività di tutti noi, e le aziende, quelle che hanno creduto nella trasformazione, perché come si sa bene ogni crisi porta a una nuova proposta, a un nuovo scenario, le aziende si sono mosse, hanno anche sviluppato parecchia ricerca, quelle con cui noi lavoriamo hanno percepito questa esigenza che è sempre più pressante di una qualità diffusa, ma anche nel processo che ti porta a produrre un'opera, un oggetto, un prodotto, e quindi ci sentiamo molto più, come dire, confortati da questo, e quindi il dialogo con loro per sviluppare un progetto diventa più facile, più efficace e più efficiente poi alla fine. Per tornare all'outdoor, visto che hai molta esperienza anche internazionale, hai citato la Cina, ma ovviamente lavorate e hai lavorato in tanti continenti. L'outdoor è un concetto italiano, europeo, mondiale? C'è, da un certo punto di vista, un'uniformazione, o rimangono delle identità dal tuo punto di vista? Guarda, ancora oggi ci sono delle forti identità legate ovviamente ai territori, legate ai lifestyle di ogni territorio, di una grande città. Londra vive l'outdoor in modo completamente diverso rispetto a Parigi, rispetto a Roma e così via. Però in generale, questo lo posso dire sulla testimonianza dei progetti che stiamo sviluppando, c'è un'attenzione maggiore
e credo che l'Italia, ma non perché sia italiano, ma l'Italia abbia molto da dire, perché sia dal punto di vista del design ma anche del lifestyle che ti conduce a vivere un luogo in un certo modo, siamo forse quelli più accreditati per poter prospettare scenari di innovazione, perché siamo in grado di combinare l'architettura, il prodotto, i materiali, le atmosfere, la socialità che gira attorno a un determinato luogo, a una determinata scelta. Quindi direi che potremmo, in modo come dire, armonico, in modo proporzionato a quelli che sono poi gli obiettivi, guidare un po' la danza in questa direzione. Faccio un caso molto, sì, molto semplice: noi stiamo facendo due torri a Chengdu, un territorio importante, su quasi 15 milioni di persone all'interno di una città che è animatissima in Cina, e siamo riusciti a convincere il nostro cliente a creare una sorta di foresta orizzontale sulla copertura del podium, che sarebbe rimasta coperta soltanto di impianti. Siamo riusciti a spostare tutti gli impianti, creare una grandissima piazza verde sollevata dal centro della città, ed è diventato un segnale che sta dando tutta una serie di ritorni. Questo è un grandissimo tema, già la miniaturizzazione di certi impianti, ma l'idea di spostare alcune funzioni, possiamo dire, organiche, no? Sì, degli, sì, edifici, questo è un tema. Ma quello che dicevi tu, Dale, lavorare con gli ingegneri per convincere che ci sono altri modi più efficaci e più efficienti e che contribuiscono a far funzionare la macchina, ma a creare ambienti di grande qualità. Intanto io ho preso il cellulare perché iniziamo a dialogare, sì, con la regia, se arrivano delle domande ovviamente le processiamo, però ne abbiamo ancora da fare. Casi particolari: una volta l'outdoor era un luogo di conquista, la pergola è una stanza in più, adesso anche nelle ville lussuose la pergola diventa un luogo dove si inserisce una vasca idromassaggio, una cucina per esterni, cioè diventa veramente un luogo di diaframma che una volta era non progettato, adesso diventa sempre più progettato. Che spazi ci sono di manovra? Guarda, ci sono spazi interessantissimi di manovra. Noi stiamo sviluppando a Milano diversi complessi residenziali, e proprio su uno di questi stiamo lavorando per far sì che questa proposta di creare delle aree vivibili aggiunte a quelle che sono le aree protette interne dell'appartamento offre ai vari interlocutori la possibilità di scegliere questo plus, che può diventare un luogo molto intimo, molto piacevole, dove poter avere, come dicevi tu, una piccola zona fitting, una vasca idromassaggio, un bar all'aperto, creare un luogo per incontrare gli amici, la conversazione, lo studio. Quindi sono degli spazi importantissimi e che sono in grado di dare alla città, ma non solo a Milano, alla città, certo, dei valori in più. E qui, per esempio, strutture come queste sono in grado, lo si vede, di funzionare perfettamente, anche se fanno parte di quella famosa architettura leggera, una volta si diceva effimera, no? Però leggera, che è, come dire, completa anche lo scenario di determinate strutture abitative. Il caos che molte volte si vede, no, nella scelta delle attrezzature da esterni, in questo caso potrebbe essere armonizzato, come stiamo cercando di fare con il progetto di Principe a Milano. Architettura e il design dentro una nuova architettura. Sì, certo. Questo viaggio di andata e ritorno, per esempio, questa sera il tema era un po' il domestico, proprio perché si parlava di Green Wave e si parlava proprio di tuoi progetti, i vostri progetti, che prevedono l'utilizzo dei terrazzi nelle funzioni che stavamo adesso, sì, raccontando. Dicevo, questo viaggio di andata e ritorno tra quello che è il ristorante chic, il boutique hotel, visto che anche avete lavorato anche su questi temi spesso e volentieri, e poi te lo porti in casa. Una volta c'era la volontà di essere sorpresi, no? Dall'hotel o dal ristorante o dal luogo che non vedi mai. Adesso c'è la volontà, per chi può permetterselo ovviamente, di progettare la propria casa come una continua sorpresa. Ecco, allora Marco, il tema della sorpresa come si attua dal vostro punto di vista? Ma il tema della sorpresa si attua non tanto e solo nella definizione degli spazi, ma nella definizione delle funzioni. Perché per esempio, come hai accennato tu, noi per esempio a Milano stiamo facendo un grande progetto che si chiama Principe, tu hai anche visto, dove abbiamo portato tutta l'esperienza maturata nel settore dell'hotel all'interno di un complesso residenziale, caricandolo di funzioni che gli abitanti di quel luogo sicuramente apprezzano,
la stanno apprezzeranno, perché sono le funzioni che ti consentono di poter avere una casa che è reattiva anche quando, nel momento in cui non ci sei. Per esempio, le cose comuni erano quasi un abbassamento del tenore di vita, adesso invece sono un innalzamento, assolutamente. Una reception, un luogo dove accogliere non so, l'espedizione di Amazon piuttosto che di chiunque altro, una zona di lavoro comune, l'incontro, spazi per le feste, dove posizionare le attrezzature, eccetera, locali per gli hobby. Che sembra una cosa che una volta si faceva in cantina. Il locale hobby una volta era quello non abitabile. Non abitabile. E quindi c'è tutto questo complesso, più i servizi, perché i servizi sono importantissimi, quindi sapere che la tua casa è in grado di reagire alle tue necessità è oggi fondamentale. I servizi cambiano e sono cambiati, perché li hai già citati tu in qualche modo, la lavanderia, la spedizione, addirittura la spesa a casa, no? E la spazzatura, banalmente, tutte situazioni che una volta erano gestite in proprio e adesso invece si ha la volontà e l'opportunità, la nursery, che ne so, di gestire assieme. È cambiato l'approccio. Ma questo consente anche di... cambiato l'approccio, ma consente anche di essere molto efficiente nel ridurre i tempi, nel ridurre i consumi, nell'avere luoghi efficienti che quindi aiutano a creare una struttura sostenibile, quindi con delle prestazioni di alto livello, con riduzione dei costi di gestione in generale, no? Quindi sono obiettivi strategici. Lusso, no? Come a volte si dice, il lusso che non è più solo l'oro e la finitura di un certo tipo, ma è proprio la funzione e la progettazione pensata per risolvere E non soltanto per condomini di grande qualità dal punto di vista dei materiali, estetica e così via, ma sono funzioni che devono essere distribuite all'interno della città il più possibile. Le città sappiamo che devono essere rigenerate, e questo è un obiettivo che credo debba essere comune. Un altro tema importante che abbiamo anche indagato nei vari comitati scientifici che abbiamo fatto è quello che l'outdoor è un po' una cerniera anche tra pubblico e privato, in qualche modo l'hai accennato, l'hai detto, però è ovvio che una piazza, una strada che entra in una prima fase della casa, dell'abitazione o di un complesso abitativo e poi si porta dentro in un linguaggio continuativo, può essere un cambio di prospettiva. Assolutamente, la città diventa vivibile in modo totale. Forse pochi sanno che prima Milano si poteva attraversare passando attraverso tutte le varie corti dei palazzi più o meno importanti, che poi hanno chiuso, sono diventati privati, sono diventate esclusive e non inclusive. In questo modo invece c'è la possibilità di disegnare una città diversa, dove ovviamente il traffico deve essere limitato, calibrato, ci sono tutte le opportunità per farlo, ed è una città dove se vuoi anche camminare, cammini in sicurezza e in modo piacevole, a parte il monopattino, la bicicletta, eccetera, che ovviamente si può fare, però anche il camminare diventa un piacere. Se tu vai a Londra, che è una grande città con tutte le densità che ha, però ti consente di attraversare grandi spazi in modo sicuro e piacevole. Milano è una città più piccola, però è predisposta per fare questo. Pochi sanno che Milano è una città che in proporzione ha una quantità di viali alberate incredibile, no? Però è chiaro che la città deve riprendere qualità, deve tornare ad essere un luogo condiviso, osmotico, e anche gli attacchi a terra degli edifici, dei nuovi edifici, devono essere in relazione. Abbiamo qui davanti, abbiamo un portico, un porticato. Mentre ultimamente sono proprio dei baluardi invalicabili. Ci stiamo avviando verso la fine di questa conversazione. Prima di vedere se c'è qualche domanda dalla regia, vorrei fare un gioco. Siccome un amico architetto, una volta prendendomi in giro, mi disse: ma perché non fai sta domanda al tuo interlocutore? Si faccia una domanda e si dia una risposta. Allora, se dovessimo chiedere a Marco Piva, che poi era Guzzanti che prendeva in giro un presentatore televisivo, se dovessi farti una domanda o la domanda che vorresti ti facessero e dare anche una breve risposta a questa domanda, se ce l'hai, se no vuol dire che sono stato bravissimo a farti. No, tu come al solito sei stato bravissimo, e di domande ce ne sarebbero tante, adesso è difficile immaginarla su due piedi, però sicuramente la domanda che mi farei è: qual è la strada per l'innovazione sul tema dell'architettura? E per darmi una risposta, il tema dell'innovazione passa attraverso tantissima ricerca, tantissima sinergia con tutte le altre professionalità che contribuiscono a definire un ambiente urbano, ma soprattutto a definire un disegno strategico
del vivere insieme, perché questo poi è il tema, no? Perché lo vediamo, mascherine, distanze, eccetera, ci sta facendo ripensare a questo, no? Però se torniamo a immaginare le città come veri luoghi della comunità, di una comunità urbana, troviamo le strade giuste per poter reinterpretare questi ambienti, la città, i suoi edifici e le relazioni tra le parti in modo vincente. A proposito di questo, sono arrivate un po' di domande, alcune le abbiamo già in qualche modo processate. La città riconquistata, possibile esportare un outdoor lifestyle anche all'estero? In qualche modo l'hai detto che l'Italia è un po', da un certo punto di vista, un faro, può esserlo sull'outdoor. Ma molto interessante questa domanda, il dialogo con le istituzioni. Qui vediamo, anche oggi lo sostenevo, insomma, i locali si sono appropriati dell'outdoor in maniera molto scazzontica, per usare un termine un po' desueto. Così, pressapochismo, no? E tanta improvvisazione. E allora forse bisognerebbe fare un dialogo con le istituzioni, le aziende dell'outdoor, e dire: ragazzi, si fa un capitolato, si fa una specie di piano e si può scegliere questo, questo e questo, al di là del nome dell'azienda, parlo di tipologia. Allora, questo secondo te va fatto, si può fare? Secondo me è possibile farlo, si dovrebbe fare, anche perché ogni città poi ha una sua connotazione, chiamiamola stilistica, ecco, uso un termine, sia come come modo di vivere, come atmosfera, come anche condizione geografica urbana in sé. Però, prendendo l'esempio come quello di Milano, c'è l'escusatio del fatto che è un fenomeno che è esploso. Devo dire che a me non dispiace affatto. Fa perché, un po' succo, diciamo. Sì, fa succo perché non è ordinato, no? Non è stato strutturato, però credo che ci siano le condizioni per poterlo fare, e il fatto di rinunciare a un po' di parcheggi auto di fronte a casa e trovarsi davanti una zona magari attrezzata, piacevole, dove prendere un caffè o consumare un pranzo o leggere il giornale, trovo che sia effettivamente fattibile e auspicabile. Marco, un'ultima domanda, perché siamo davvero oltre i limiti. Il discorso della sostenibilità, in parte l'hai anche detto, però questo cambiamento climatico, il discorso della sostenibilità è il progetto che va a essere anche un po' più consapevole e sostenibile anche nell'utilizzo dell'outdoor. Banalmente non ha molto senso mettere in un esterno qualcosa che raffreschi troppo o riscaldi troppo. Si tratta di usare sempre... Assolutamente, assolutamente. Beh, bisogna concepire il design, parliamo di design, sì, adesso, che poi è una ricaduta in aspetti di carattere di architettonici leggeri. Il design deve tenere conto di tutte queste componenti, quindi fare un progetto, realizzare progetti in cui lo spreco, l'utilizzo dei materiali sia misurato, non ci sia una confusione materica incredibile, dove si percepisce la necessità della leggerezza, dell'eleganza, e dove, come si è detto, l'ambiente esterno, il verde, deve farla particolare da padrone. Certo. Questo è un po' l'obiettivo, no? Una vicinanza, allora, con una natura disegnata, ma che è comunque disegnata, domata, ma rispettata. Sì. Marco, grazie come sempre, grazie a te, molto interessante. Vedrete questa intervista montata, post prodotta poi sui vari siti e social Corradi, e non solo. Potete mandare domande anche a seguire, però noi fra poco chiudiamo. Grazie a tutti, grazie a chi stava in regia, a chi ci ha aiutato, Carola, Chiara e tutti coloro che hanno reso possibile questa prima serata, questa prima diretta. Ne seguiranno altre alle ore 19 nei prossimi giorni. State con noi. Grazie, grazie, grazie a te. Arrivederci.